Bella ragazzi, qui Diddo e oggi, con questa incredibile maglia verde, iniziamo Dungeon Nightmares. Non credo che sia un gioco che durerà tanto, nel senso è un indie horror, però non l'ho mai giocato e quindi non ho idea di quanto duri. Qua c'è scritto inizia la notte 1 e questo mi ha fatto venire il dubbio che fosse allora abbastanza lunghetto. Vediamo, si nasconde nelle ombre. Ragazzi, un indie horror, siatene SNFN felici, sì, vi. Notte 1 di 7, ah bene, uno di quei giochi, ok, che bello. Press C to use, cosa? Map press M. Ah! Bene. Ok, come... Ah, devo tenerle schiacciate. Ok, questo con l'Oculus Rift deve essere... Non lo so se è per l'Oculus Rift. Ah! No! È appena iniziato. È appena iniziato. È appena iniziato. Cioè, davvero? Davvero, è appena iniziato. C'è la mia gatta che sta cercando di dormire qua accanto a me, ma non può. Incomincia notte. Ah, bene, se metto pausa proprio esplode il mondo. Non è che devo schiacciare P per mettere pausa? No. Notte 1 di 6. È già cambiato? No, è procedurale. Perché sei procedurale? Perché sei così? Oh, Romeo, Romeo, perché sei procedurale? Ok, dai, no, è il diavolo questo gioco. L'ha creato il diavolo in persona. Guarda, guarda. Senti i rumori delle stringhe del demonio. Cosa accade qua dietro? Pronto? Si può? Chi è? Cos'è quello? Salve. Vedo un po' magro, eh. Ma se Dorothy, che cazzo fai qui? Cos'è sto rumore? Ah! Le madri del diavolo arrivano. Ok, via, via, vattene via. Dorothy, che cazzo guardi un muro? Mi stanno inseguendo, vero? Vero? Non voglio guardare. Cosa ho raccolto? Giorno 7, ho trovato una nota scritta col sangue. Dio mi aiuti. Ah! Un muro incredibile. Smettila! Ok. Ma io non capisco qual è il mio scopo. Non corre. Non corre. Ah! No! Che è? Non corre. Non corre più. Si è. Sciopera. Sciopero della corsa. Sembra amnesia. Solo che ho giocato senza. Ok, io accendo una torcia perché mi sto rompendo il cazzo. Ah, bene. Lo rende solo che è molto più inquietante. Bene. Fanculo alla mia vita. E a quando gioco a questa robaccia. Vabbè, per ora almeno non sta accadendo niente. C'è Dorothy che guarda il nulla. Ah! Parmigiano re. Ok, B to blow. Perché dovrei schiacciare B per spegnere la candela? Per quale oscuro motivo dovrei avere il bisogno e la volontà di spegnerla? Perché? Perché? Why? Ok. Cosa? Sì, ma. Ma non ha. Non ha senso sto gioco. Ah, ma si possono aprire queste. Cos'è? Io non. Kira, tu hai visto niente? No, io non. Ah! Ah! Wow! Oh, non ci credo! Si è aperta la scatola! Perché c'è dovuto essere quell'attimo di silenzio nero incredibile? Dai, non corre. Odio quando non corre. M. Ok, questa è la mappa che abbiamo fatto, ragazzi. Esplorata completamente random. Guardate come corro in maniera sconclusionata da una parte all'altra. Ci sono delle scritte? No. Sono tipo easter egg incredibili, tipo tua mamma vacca. Ok, allora. Di qua possiamo andarci che tanto è chiuso e vedere cosa c'è qua dietro. Anche se non mi fiderei molto, eh. Salve, si può? Di casa? Sono al postino. Vorrei portare una lettera a Umberto. Lalla, tabaccona. Ok, apri, apri. Basta che non mi rifai il ciocco di prima, che mi fai paura a caso. Ok, salve. Ok, ora devo andare sinistra, che anche perché è l'unica via. E poi ora devo andare a sinistra ancora. Se voglio esplorarlo tutto, a sinistra. Forse. Cos'è? Un'altra porta, dai, che poi qua mi spunta il diavolo in bikini. Salve. Com'è? Sono qua a portare il cioccolato. Sono il coniglio pasquale. Ah! Cose mi tirano addosso. C'è qualcosa dietro la porta. Quale porta? Quale porta? Non ci sono neanche porte. Ma cosa dice? M. Devo andare dritto. Immagino. Ah! Perché i fogli mi. Sono così sexy per i fogli che mi vengono addosso? If you know what I mean.
No, che cosa brutta. Vabbè, andiamo avanti di qua. Qui io non ci sono ancora stato. Non credo sia la soluzione ai nostri enigmi, però. Fatto sta che io ci vado perché sono Trasgri. Sono Akab, sono Smokeweed Everyday. Non è servito un cazzo, ma c'è una scatola. Magari trovo un'altra torcia. No. Forse con la torcia sono al sicuro. Io l'accendo, mi sento comunque più sicuro. Ok, ora andiamo di qua. Andiamo adesso. Dritti, 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 dritti. Sempre dritti, ragazzi. Però magari centrando la porta. Andando sempre dritti, dovremo riuscire a esplorare l'area più in alto a sinistra della mappa. Così, giusto per vedere com'è. Di qua. E poi ancora dritto. Quindi il gioco si chiama Dungeon the Nightmare, appunto perché è un vero e proprio dungeon. E perché fa paura, quindi è un nightmare. Wow, che fantasia. Ok, ecco qua non ci siamo ancora stati, ve lo posso assicurare. Vediamo. C'è un cazzo. Vabbè, ma è divertentissimo. Qui c'è una scatola, una candela, qui c'è una scatola. Con delle cose gialle, tipo pezzi di fontina giganti, che le scatole mi tirano in faccia. Niente, si va giù di qua. Belin. Belin, allora. Allora, Belin. Cos'è? Perché si ferma? Ogni tanto si. Non è che si stanca e quindi va piano. No, no, proprio si blocca. Col freno. Ah! Tua madre! La puttana che faceva le pompe! Ok. Via di qua. Via, 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 via. Ok, qualcosa mi dice che siamo sulla strada giusta. Ah, che dolore. Mi sono slugato la clavicola. Piano. Di qua. Secondo me di qua dritto, ragazzi. Fanculo alla mia vita. Cosa sto facendo della mia vita? Ok, vai. Questa è solo la notte 1, fra l'altro, di bello, eh. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta? No, eh. Apriti, cos'è? Starting to see, vedo cose nel buio, ma non sono sicuro. E allora va, vattene a fanculo. Qua cosa c'è? C'è un cazzo, c'è una scatola. Perché io poi, quando vado in queste stanze chiuse, no? Poi ho paura di girarmi perché ci sono i pettirossi mannari lì, come cazzo sono. Allora, adesso devo andare di là, girare a sinistra e poi a sinistra. Ok, va bene, si può fare. Si può fare. Dai, però, go go go. Go go go, please. Ringo go. Oh, che è? Candele che mi ro. What? L'oscurità ora ti ha. La traduzione peggiore che potevo fare. L'oscurità ora ti ha. Non è che dici ti possiede oppure ti tiene in pugno. Ti ha. Ok, candele a go go, ma tanto non mi servono un cazzo. Allora. Wow, guardate la freccia. Yeah. Ok. Dobbiamo andare quindi solo in quell'area al centro e basta. Oh, ok. Piano. Vai, go go go. Ok, ora si corre dritti e basta. Sempre solo dritto, ragazzi. Perché ci manca solamente l'area che fatto è accanto a quella da cui siamo partiti. Quindi se hanno messo il goal, no? Il reach point, il punto di estrazione, il delta X vicino al punto di spawn, mi incazzo come un'anguilla. Perché è assolutamente unfair. Vediamo un po'. Qua c'è un corridoio che non abbiamo ancora guardato. Questo qua che sto attraversando adesso. Ok, è stato molto interessante. Ora dobbiamo andare dritti. No, dritti. Non qua, ma qua. Poi a destra, qua. Ragazzi, mi sto cagando abbastanza addosso ormai, eh. E ora a destra, qua. Di qua non siamo ancora andati, ragazzi. Ok, questa è nuova. Questa è mia nuova. Però, ragazzi, comincia ad esserci un suono particolare. Davvero? Davvero? Davvero. You cannot live without the artifact. The artifact? Cosa? Cosa the artifact? Salve. Tua mamma è un artifact. No, davvero. Without the artifact? Ma davvero? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando davvero? We are joking. Ah, bene. Ora c'è il botto incredibile. No? Ragazzi, allora, you cannot live without the artifact un paio di coglioni. Perché tutta la mappa ho fatto, tutta. Non c'è area che non ho guardato.
Ok, facciamo che non è un gran gioco, quindi ci vediamo nel prossimo indie horror. Lasciate un bel mi piace, un commento, diventate fast fanpage su YouTube.